Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Starlink Battle for Atlas. Allora ragazzi, questo gioco qua è diventato tra virgolette famoso per il fatto che tecnicamente questo qui dovrebbe essere giocato, questo gioco, con un supporto esterno, ovvero con una navetta fisica da montare sopra un controller a cui poi monti delle diverse armi, dei diversi componenti che poi si riflettono sul gioco che stai in realtà giocando. Io ora sto giocando alla versione digitale, quindi non c'è niente di tutto questo, lo sto giocando come un qualsiasi altro gioco. Si potrebbe dire che è una... diciamo esperienza un pochettino limitata, però che possiamo fare così. Dovete anche sapere che io purtroppo sto registrando questo video per la seconda volta perché c'è stato un problema con la corruzione dei file la prima volta che l'ho registrato, perciò io tecnicamente una navetta l'ho già fatta, ma non l'ho neanche iniziato il gioco perché è crashato tutto e mi si è corrotto il file di registrazione. Ok, quindi in sostanza quello che ho fatto è stato semplicemente prendere il pilota medio, la navetta media, mettergli una minigun, una mitragliatrice e un non a proiettili con le mod a caso che trovavo in giro, quindi è l'esperienza più media in assoluto e non ho fatto altro che questo, quindi in realtà diciamo il concetto di proviamolo ancora più o meno vale. Ok, quindi andiamo su continua e vediamo un po' che cosa ci offre questo gioco qua. Ah, proprio così? Ok, stanno arrivando, mantenete la calma e proteggete il carico. Ok, ci penso io. Mi sa che c'era un filmato iniziale che per carità non era niente di importantissimo, sai, però ci sono solo teste di lucertola. Parlavo della situazione attuale. Sono ancora viva? No? Bene, Saint Grand ha un altro minuto di reattore. Pronti a chiudere la battaglia. Ok, arma sinistra e arma destra. Ok, cominciano ad arrivare delle navi nemiche. Eccole, va. Sono in coda. Sì, ne ho preso uno. Avanti così. Sono velocissimi. Non abbastanza. Guarda qui. Ce ne sono tantissimi. Resisti. Inizio a prenderci la mano. Bel colpo, penso. Okay, beh, in quanto a giocabilità è molto easy, veramente intuitivissimo. Hey, bel lavoro, novellino. Grazie. Saint Grand, come va laggiù? Ci sono quasi. Digli di aspettare ancora un po'. Breccia nel reattore. Tornate alla nave. C'è una breccia nel reattore. D'accordo, ma ce n'è ancora una. Saint Grand. Che succede? Hanno preso Saint Grand. Cosa? No! E si inizia col disastro completo. Molto cartunoso, molto... Doti Equinox, rapporto.
Equinox si è schiantata. Hunter, qui in Mason, sono vivo. Dove sei? Ripeto, la Equinox è precipitata. Piloti a rapporto. Ci sono troppe interferenze. Ok, allora. Nave pilota attiva. Tutti i sistemi in riserva. Sage, devo tornare alla Equinox. Vai con la scansione. Negativo. Nova della Equinox esaurito. Comunicazioni a lungo raggio disturbate. Cosa? Nova esaurito? Dovrò trovarla per conto mio. Ok, adesso quindi sei a terra. Non stai effettivamente volando. In realtà la cosa mi piace, ragazzi, perché nello spazio effettivamente ha un tipo di gameplay particolare che io per esempio non è che adoro, insomma. Analisi nemico completata. Consiglio le armi a breve gittata. Ok. Vabbè. Un'uscita. Sì, la Equinox. Ah, e dai. Analisi nemico completata. Consiglio una combinazione elementale. Combinazione elementale? Ah, quindi praticamente dovrei prendere e cambiare le armi in sostanza, no? Combinazione elementale. Beh, forse è meglio quest'altro allora. Proviamolo un po', va. Considerate che nel gioco quello con tanto di navetta tu avresti staccato una cosa, il gioco andava in pausa, ha messo un altro pezzo proprio fisicamente sul controller. In realtà è figo come concetto, un po' mi dispiace non avere la possibilità di fare proprio questo, però va bene, insomma. Figo. State buoni. Mason! Sei tu? Chase, sei salva. Cos'è successo? Stanno tutti bene? Niente paura. Siamo tutti qui. Oh, che bella notizia. Ok, muoviamoci. Sengrand ci sta aspettando. Non possiamo. I pazzi che hanno preso Sengrand hanno anche il nostro reattore. Ne abbiamo un altro, ma senza carburante siamo bloccati. Cosa? Non possiamo stare qui a non fare niente. Ci deve essere una soluzione. Forse c'è una soluzione. Guardate la mappa. Ok, quindi mappa stellare, ecco. Ok, la nave. Dovreste vedere tutto entro il raggio della scansione. Il resto del pianeta è territorio inesplorato per ora. Razor, sto rilevando un segnale alieno in zona. Pensi che ci sia qualcuno? Vale la pena controllare. Prendi confidenza con la mappa. Per ora non c'è molto, ma quando avremo esplorato questo posto ci tornerà utile. Ok, ci sono un po' di cosettine da fare. Qua c'è una sorta di base. A lavorare sulle riparazioni. Io cerco aiuto. Attenzione, non sappiamo cosa ci aspetta. Figo. Dico io che cosa ci aspetta. Un mucchio di robot assassini. Robot assassini. Avremmo visto cosa? Qualche Drake e un paio di Cyclops. Un momento. Cioè, scusate un attimo, perché il controller, porca miseria. Mo sto iniziando a giocare con il controller, ragazzi, perché no, c'è una ragione specifica che dovrei staccarlo perché vibra. Vibra per cavoli suoi, sulla scrivania mi stava iniziando a dare fastidio, lo stavo spostando ovunque, quindi mo comincio a giocare con il controller. E comunque in queste modalità, tutto sommato, va anche bene. Una bomba criogenica. Ah, ok. Punta. Qui cosa c'è? Ma... ah, sono cose che posso utilizzare temporaneamente. Questo è qualcosa tipo... ah, questo è per lanciarla. Ah, ok. Carino. Vabbè, allora me ne porto una dietro. Andiamo verso il segnale, va. Ok, il boost è così. Vabbè, è giocabilissimo col controller comunque. Mi sta sorprendendo la manovrabilità. Cioè, è comoda, assai. Intuitiva anche. Ah,
Oh oh. Che cazzo è successo? Ah! Oh. Mi è esplosa la bomba, dannazione. Da delle rocce, nuovo luogo. Questi? Oh, cos'è quello? Ehi, il segnale viene da una specie di edificio. Dite che è amichevole. Speriamo. Va a salutare. Se hai bisogno, siamo qui. Rottami dei pionieri, cos'è? Mi è premuto per parlare. Bene, rieccoti. Aspetta, tu non sei Ticket. Bah, dov'è il mio assistente quando serve? Ciao. Senti, sono Mason. La nostra nave è precipitata. Avete un po' di carburante? Hm? Oh, scusa. Sono in confusione perché è scomparso il mio assistente. Non è che hai visto un tizio tozzo e verdolino in giro? No, forse possiamo aiutarci a vicenda. Ok. Ho mandato Ticket a piazzare un segnale e l'ha messo vicino a un nido di imp. Lo sanno le stelle dov'è, ma quel nido va rimosso. Poi posso aiutarti con il carburante, giusto? Ok. Suggerisco questo nido di imp per lo scienziato della spedizione. Che fa il caso nostro? Cioè, hai appena fatto amicizia con un alieno! È una cosa storica! Sembrava un'iguana gigante. Allora, quei libri di fantascienza dicevano la verità. Iguana. Spero che sia un complimento, moscerino. Oh, sì! Le iguane sono creature bellissime. Sono maestose. Mm-hmm. Filone di minerale comune. Devo eliminare un nido di imp. Imp. Fastidiosissime macchinette. Le peggiori della legione. Il modo migliore per gestirle è... beh, evitarle a tutti i costi. Ma pare che il fuoco funzioni. Quindi... fuoco? Non sarà un problema. D'accordo, e quindi devo usare dell'altro tipo di armi. Fammi pensare. Ok. Proviamo con il lanciafiamme di qua e la minigun dall'altra parte. Mi sta sorprendendo in quanto a manovrabilità e a come è costruito. È molto intuitivo, molto semplice da giocare. È evidente che è fatto per un pubblico molto giovane questo qua, però... Analisi nemico completata. Rilevata debolezza strutturale. Consiglia lanciafiamme. Nullificatore, che cosa diavolo è? Aspetta. Il nullificatore, mo lo voglio provare. Implosore, cannone a vortice d'assedio. Questo è... negozio Uplay? Ok. Raffiche gravitazionali di precisione. Cannone a vortice d'assedio. Proviamo così, va. E allora a sto punto però di qua metto questa. Vicino al nido. Auguratemi buona fortuna. Nido di imp, vai. Li ho fatti arrabbiare. Sono troppi. Ok, il nido è stato distrutto. Ah, fantastico. Niente nido, niente imp. Come piace a me. Ho qui dell'Electrum per voi, come promesso. Oh, in realtà la nostra nave va a Nova. Nova? Da dove hai detto che venite? Buona parte di noi viene da un pianeta chiamato Terra. Per essere più precisi, New Jersey. L'unico modo per ottenere del Nova è recuperare il nucleo di un estrattore, ma... dovresti vederlo sulla tua mappa. Ok. Qua si possono raccogliere queste cose che immagino siano utili in qualche maniera. Ok, andiamo con la mappa stellare. Fatemi prendere questo. Interessante. Ora che abbiamo aiutato l'osservatorio, abbiamo una maggiore visibilità del pianeta. Quello è l'estrattore della legione, il nostro obiettivo.
Ok, spostiamo la destinazione. Va bene, ma tanto si vede dov'è, giusto? No, aspetta. Cos'è questo? Ancora di Plutiri? Non so cosa diavolo sia. Ah, questo 1-3. Esattore. Ah, questo è in base al livello, quindi. Guarda, ogni zona ha le sue scoperte, rottami, rovine, guglie, meraviglie. Ah, questa è completa. E poi le scoperte sono specie, luoghi e campioni. Carino. Cioè, devo dire che sono tutto sommato piacevolmente sorpreso dal gioco. Attenzione, gli Si vede estrattori che sono macchine della legione. è Prima che sempliciotto, nascessi come io gioco, erano però. facili da smantellare, ma dopo il risveglio hanno imparato a difendersi bene. Però mi sembrate abbastanza cioè competenti. Portatemi il nucleo e facciamo tutto. Inventario pieno, cavolo. Quindi devo svuotarlo da qualche parte. Va bene, dai, andiamo. Ragazzi, dai. Mi sto trovando abbastanza bene, tutto sommato. Cos'è questo? Gli diamo fastidio? Forse è meglio di no, che mi sa di bestiaccia gigante. Cos'è questa cosa? Wow, guarda quella tempesta. Ah, sì, l'estrattore dovrebbe essere lì dentro. Davvero? Oh oh. Ok. Ah, quindi così proprio? Database Starlink aggiornato. Nuova scoperta, più uno in più, ok. Analisi nemico completata. Consiglio le armi d'assedio. Ok. Beh, vabbè, dai, quello che ho dovrebbe andare bene. Wow, è gigantesco. Sicuri che sia una buona idea? È l'unica idea che abbiamo. Prima devi puntare ai nodi lungo il perimetro. Mira alle celle energetiche rosse. Dopo averle eliminate, il nucleo dell'estrattore sarà esposto. Allora, le celle sul perimetro, giusto? Quindi tipo quelle. Dell'estrattore non si scherza. Evita i loro attacchi. Nodo eliminato. È fatta. I nodi sono disabilitati. Ora è il momento di colpire l'estrattore. Ah, Eschiva ok, quei devi laser. anche. Andato. Dal punto di vista grafico non è poi una gran meraviglia, devo dire. Devo dire. Bene, Però recupera è. il nucleo e andiamocene. Il nucleo è al centro dell'estrattore. Afferralo e tira, ma non troppo forte. Preso. Interstellare, il Nova è rarissimo. Con un talento simile puoi guadagnare una fortuna. Non capisco, non potete fare altro Nova? Magari. Purtroppo, anche se c'è un sacco di Electrum, nessuno sa come raffinarlo. L'unico Nova rimasto è dentro queste macchine. E beh, noi non siamo coraggiosi come voi. Wow, chissà se Saint Grand lo sa. Come hai detto? Il nostro capitano Saint Grand ha imparato a creare il Nova. È così che siamo arrivati qui. Il vostro capitano sa fare il Nova? Per le stelle, perché non l'avete detto subito? Una simile tecnologia può mandare in subbuglio tutto il sistema. E dicevi che è scomparso? Per questo siamo qui. Capisco, affascinante. Ok, sto prendendo questo anche se non so bene cosa sia e nel perché neanche perché lo sto prendendo in realtà, però. Allora, ragazzi, dal punto di vista grafico non è un granché, c'è da dire. Però è estremamente giocabile, capite? Io preferisco un gioco non graficato ma super giocabile piuttosto che il contrario. Decisamente, ma proprio non c'ho il minimo dubbio al riguardo. Estrai fruttosso? Questa poi. Essere un fruttosso, appetitoso. Non è una pianta, è una specie di parassita. È quasi tutto molto giocabile. Poi io li prendo così tanto per. Ah ah ah.
Va bene, basta. Andiamo. Facciamo l'ultimo pezzettino e vediamo che cosa ci dicono. Opla. Guarda quanto è grossa quella torre. Inizio a pensare che ci sia ancora molto da imparare su Atlas. Ok, quindi il turbo si ricarica solo... cioè lo puoi usare solo ogni tot. È come se fosse una specie di stamina, insomma. Oh, nuovo mod ottenuto. Ah, quindi queste sono cose che si lootano. Ok, va bene. Vai. Questo tremolio è un po' fastidioso, effettivamente, eh? Si tratta quindi di esplorare la zona. Beh, dopo tutto è un gioco Ubisoft, c'è poco da meravigliarsi, insomma. Ok, quindi vai. Oh, sei tu. Con l'estrattore. Vai. Ecco qui il nucleo. Ti serviva altro? Fantastico. L'estrazione del Nova richiederà solo un momento. Serve un sostituto. Un sostituto? Cosa intendi? Beh, avete un capitano da trovare, no? Un capitano che sa produrre il Nova. Vi servirà un esperto del posto. Me la cavo anche come pilota. Dovrei incontrare la squadra e controllare che siano tutti d'accordo. Allora dovrò prendermi un periodo sabbatico. Ci vediamo lì. Devo solo trovare quello stupido assistente. Ok, gente, ho il Nova. E credo di essermi fatto un amico. Ah, direi che non guasta. Beh, bel lavoro. A presto. Quindi questi li devo colpire per prendere della roba che io non so cosa sto prendendo in realtà. 150 di che? Ma... va bene, allora ragazzi, io onestamente mi fermerei qui per questa puntata, però non vi nascondo che mi piacerebbe continuare a giocare. È un gioco sempliciotto, ragazzi, graficamente non un granché, però è estremamente giocabile, ci sono parecchie cose da fare, quindi mi ha, diciamo, sorpreso in positivo, devo dire. Io li apprezzo i giochi così e niente, fatemi sapere anche voi un po' che cosa ne pensate. D'accordo, ragazzi? Quindi direi che per oggi, per questo video, è tutto. Grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, i link alla playlist con tutti i video della serie, scusate un secondo, sì, della serie Proviamolo e anche il link per acquistarlo il gioco. Se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto.